In merito al progetto dell'ambito sociale di Campobasso, il Comune, la Croce Rossa e i Vigili del Fuoco hanno organizzato in piazza Vittorio Emanuele una serie di attività e simulazioni per la prevenzione e il contrasto alle dipendenze patologiche. Vediamo. L'assunto è che numerosi incidenti, spesso di natura stradale, ma non solo, sono dovuti all'assunzione di droga ed alcol, dipendenze patologiche che creano infortuni gravi, a volte mortali, soprattutto riguardo la popolazione giovanile. Da qui l'organizzazione del Comune di Campobasso nel suo ambito sociale, con la collaborazione attiva della Croce Rossa Italiana e dei Vigili del Fuoco, di una serie di simulazioni di incidenti e pronto intervento con il fine di prevenire il fenomeno di tali determinanti dipendenze. Registriamo l'opinione di Pasquale Andolfi, operatore sociale per le prevenzioni delle dipendenze. Questa iniziativa che viene svolta stamattina fa parte di un progetto complessivo che, come dicevi, prevede appunto la prevenzione alle dipendenze, all'incidentalità stradale su tutto, sui comuni dell'ambito territoriale, perché il progetto è partito come ambito sociale territoriale di Campobasso e con fondi nazionali del Ministero per le politiche giovanili. E oltre a questa iniziativa noi abbiamo praticamente promosso un corso di formazione per operatori di strada, che è la prima volta che viene fatto nella nostra regione, e oltre a uscite notturne in collaborazione con le forze dell'ordine e dei corsi e dei tirocini formativi per quanto riguarda gli utenti che sono iscritti al SERD di Campobasso. Del fenomeno e dell'impegno quotidiano di uomini e mezzi ne parliamo con la Presidente del Comitato Territoriale di Campobasso della Croce Rossa Italiana, Maria Rosaria Sasanelli, e con il caporeparto dei Vigili del Fuoco, Pasquale Moffa. Certamente sono eventi che sono stati richiesti dal Comune al Servizio Sociale di Campobasso proprio per sensibilizzare, come giustamente lei ha detto, i giovani per il problema della droga e dell'alcol. È un problema che purtroppo diventa sempre più pesante e quindi è necessario fare, diciamo, queste manifestazioni per far capire ai giovani, soprattutto ai minorenni, quanto sia pericoloso assumere sostanze e alcol. Noi le esercitazioni le facciamo quando il problema c'è, ovviamente, perché esiste, ma lo facciamo per anche entrare in sinergia con gli altri enti che sono in questo caso la Croce Rossa, i Carabinieri, altre forze dell'ordine. In particolare qui lo scenario, il tema era quello delle droghe, delle bevande alcoliche che se ne fa abuso soprattutto in questo periodo. Lo scenario, delle persone che erano in stato di ebbrezza abbastanza evidente, elevato, diciamo, hanno investito un monopattino e poi sono andati a sbattere vicino a un palo dell'illuminazione, e quindi noi interveniamo, noi insieme al 118, e testiamo anche la sinergia, perché quella è importantissima. Noi come Vigili del Fuoco facciamo la parte interventistica, quindi di estrazione, di estricazione della vittima, ma siamo anche formati per fare un primo soccorso sanitario, quindi collaboreremo con il 118, con la Croce Rossa per stabilizzare la vittima e poi portarla al pronto soccorso.